Dove siamo? A casa, bici. A fare che con chi perché? Siamo allo Chalet della Volpe, località Sassi Neri. Siamo sempre in Oltrepò Pavese, perché qui con i cinghiali malati è bene non andare a mischiarsi. E oggi abbiamo deciso di fare questa bella camminata ad anello che io avevo fatto un po' di anni fa, e che è un anello attorno al giardino alpino di Pietracorva, con passaggi sui monti Panperduto e Pietra di Corvo, e addirittura al Groppo, se ci riusciamo anche. Tempo indecifrabile stamattina. C'è un tempo indecifrabile stamattina. Aria fredda, tagliente. Un attimo fa c'era il sole con un po' di foschia, adesso è diventato tutto buio. Chi lo sa? Guardate, là in fondo il Penice, qui ci sono i nostri amici che tagliano la legna. Là in fondo l'Esime e l'Alfeo. Qui sotto, cosa c'è? Santa Maria di Bobbio o qualcosa di simile. Quante primule! Primule come se piovesse. Per lunedì da portarci a lavorare. Dai. Lunedì frittata di primule e martedì invece frittata di foglie. Buone primule, non capisci niente. Io ho bisogno di sostegno fisico e alimentare. Se no cado per terra. Dai. Cosa vi ho detto prima? Il cammino di San Colombano non esiste, la via degli abati. Ragazzi, un po' che non vengo a camminare ultimamente e dico delle stupidaggi. Comunque, siamo su un tratto della via degli abati. Siamo arrivati al bivio, ragazzi. Allora, questo è il sentiero che poi noi utilizzeremo per il ritorno, ed è il 147X, se non sbaglio. Qui invece noi prendiamo a destra il sentiero 147A. Ve ne accorgete perché noterete che le segnalazioni poi si buttano di qua verso destra. Quindi adesso attraverso questo sentiero 147A noi scendiamo e andiamo a prenderci il sentierino di accesso al Groppo, che è questo balcone panoramico verso la Val Trebbia. Oggi un po' di foschia, non so cosa vedremo, ma ci proviamo, dai. Si fa un po' di fatica a seguire le segnalazioni qua, perché hanno aperto, sono cadute tante piante, hanno aperto una strada forse per fare della legna e quindi diventa un po' complicato ritrovare le segnalazioni. Comunque, tenete presente che il sentiero piega a un certo punto verso destra, ed è qui dove siamo noi adesso, e scende giù. Attenzione, qui che c'è un po' di paciugo. E si scende di qua, siamo alle spalle del monte Il Groppo, su cui saliremo tra pochi istanti. Qua davanti, qui sotto vedete il sentiero svolta a destra, arriviamo in questa piccola radura dove poi saliremo sul Groppo. Dai Duma! Vedete che abbiamo preso sulla sinistra il sentierino che sale verso il Groppo. Sì, però il sentierino sulla sinistra. Ok. Ok, anche qui guardate quanti sassi neri. Ecco le segnalazioni del sentiero, il 147X. Quindi 147A, 147X in rapida successione. Dai che qua siamo ormai sopra, perché è brevissimo. Sì, ha un non so che di parcellare. Ragazzi, è scoppiato un caldo clamoroso. Qui sotto c'è un lago, noi siamo sul Groppo. Ilaria ha appena detto che la parcellara si vede nonostante la foschia, e allora andiamo a vederla. Eccola là. Guardate che bella.
questa bella panoramica ultima dal groppo. Ritorniamo sul sentiero. Guardate che stavamo percorrendo il nostro 147X. Là davanti vedete le nostre destinazioni di giornata. Pan Perduto, Pietra di Corvo. Il sentierino prosegue attraversando tutto il crinale del groppo e scende in direzione dei monti Pan Perduto e Pietra di Corvo, ok? Duma! Quella là, noi seguiamo questa segnalazione qua. In fondo al crinale del Monte del Groppo, vedete la segnalazione su questa pianta, c'è una traccetta che scende giù e ci ricollega al sentiero di prima. La traccetta non è delle migliori, quindi adesso metto quindi giù. Quindi la Lovotti mette dei bastoni. Sì, no, adesso metto giù la macchina fotografica perché non vorrei rompermi la testa. Ci vediamo tra poco, poi quando siamo lì sotto. Con l'antica tecnica di mettere giù il culo abbiamo superato questo pezzo un po' scivoloso e siamo qui ai piedi di questo grande roccone. Guardate quanti... sono bucaneve questi. Hanno la faccia da bucaneve. Dai, andiamo giù. Qui abbiamo ritrovato il sentiero, vedete qua sotto, che abbiamo abbandonato prima, e adesso noi lo seguiremo verso destra. Siamo arrivati all'intersezione con la strada che abbiamo abbandonato prima. Ed è qui il punto quindi dove il sentiero 147A, che abbiamo ripreso dopo aver preso il 147X, confluisce nel sentiero 147, che è segnalato lì e che arriva da destra, ok? Quindi noi stamattina che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il sentiero segnalato in bianco e rosso senza numeri, ma presumo che fosse il 147. Abbiamo poi deviato a destra sul 147A, l'abbiamo abbandonato per prendere a sinistra il 147X e salire sul groppo. Ridiscesi dal groppo abbiamo incrociato nuovamente il 147A e attraverso il 147A siamo arrivati adesso all'intersezione con il 147 di nuovo. Quindi gira e rigira, siamo sempre sugli stessi tre sentieri. Adesso andiamo avanti per questa bella strada per un po' e poi troveremo un bivio molto evidente più avanti dove abbandoneremo questo sentiero che va, diciamo, dritto per svoltare a sinistra e salire verso il passo di Pan Perduto. Duma! Dopo 3 km dalla partenza del nostro sentiero siamo arrivati al bivio e dove abbandoniamo quindi questa strada che va avanti verso luoghi oscuri e sconosciuti ai più e seguiamo il sentiero 147 che gira a sinistra e seguendo questo bellissimo paciugo andiamo verso il passo di Pan Perduto. Dai, ci aspetta un tratto di salita, ma non eccessivamente lunga perché il crinale lo vedete qua sopra. Duma, dai! Eccoci in arrivo al passo di Pan Perduto, crocevia di sentieri, 3 km e 500 metri. Eccoci. Siamo sulla via degli Abati. Quindi, ricapitolando, di lì si va a Sassineri, di qui si va al Giardino Alpino, di qui si va alla Pietra di Corvo e di qui si va sul Pan Perduto. Un piccolo cambio di programma, abbiamo deciso di salire sul Pan Perduto subito, così non ci rimane poi
come salita finale del percorso. E allora dai. Sul monte di Pan Perduto avete visto questa bella panoramica, là in fondo c'è il Penice, lì il groppo su cui eravamo prima, e poi la Val Trebbia in questa direzione con la Pietra Parcellara là sullo sfondo, la vista verso, diciamo, Passo Caldarola, Passo Crocetta. Dai. Guardate, Monte Pietra di Corvo qua davanti a noi, Romagnese, Casa Matti, e via, Penice. La Lovotti che scruta l'orizzonte. Dai, andiamo giù dal Pan Perduto? Venuti qui sulla cima più alta, adesso riprendiamo il nostro sentiero, torniamo giù al passo di Pan Perduto, lì la Pietra di Corvo dove poi saliremo più tardi, e niente, torniamo al passo di Pan Perduto e giriamo a destra per il giardino alpino di Pietra Corva. Dai, ho detto Casa Matti, ma non è Casa Matti quello là, Casa Matti è là, è dietro ai laghi a Casa Matti, infatti prima ho detto una stupidaggine. Se c'è la mano dell'uomo è veramente un burlone. Torniamo giù al passo di Pan Perduto e poi andiamo a destra al giardino alpino. Allora ragazzi, siamo tornati al passo di Pan Perduto. Io non dico mai delle stupidate. Via di San Colombano. Quindi via degli Abati o via di San Colombano, insomma seguite la via che volete, basta che non rompete le palle. Adesso andiamo al giardino alpino di Pietra Corva seguendo il sentiero, la via degli Abati, via di San Colombano. Al giardino alpino di Pietra Corva mangeremo, credo, dopodiché torneremo su al... Guarda, San Colombano, Bobbio Pavia. Bobbio Pavia. Quali segnalazioni sono Pavia? Guarda che... Ok, cose Bobbio Pavia, mentre invece in questa direzione Bobbio Pontremoli. Dicevamo, mangeremo il giardino alpino di Pietra Corva, dopodiché torneremo su verso il Monte Pietra di Corvo, ultima cima di giornata, e quindi torneremo a Sassi Neri a prendere la macchina. Duma, dai ragazzi, adesso una bella discesa tranquilla verso il giardino alpino. Arrivati in un'area di bacheche, qui hanno disboscato un po', tanto noi continuiamo a scendere verso il giardino alpino. C'è un bel sole adesso, qui c'è meno aria, si sta bene. Sul crinale invece ogni tanto arrivano delle bordate di vento a 400 km orari che ci aiutano a prendere l'influenza. Vedete che lì davanti c'è la pineta, adesso il sentiero entra nella pineta e poi arriva il giardino alpino. E qui c'è già Cintato. A meno che non sia la recinzione per la peste suina. Quell'opera indispensabile. Eccoci addirittura d'arrivo. Allora ti mette i piedi a bagno. Il puccino, anch'io ho le scarpe sporche, c'era un po' di paciugo lì,
ce lo siamo tirati dietro, però poco male, dai. Prima di arrivare alla macchina ce lo saremmo già tolto dai piedi. Siamo arrivati al giardino alpino, ragazzi, vedete che qui sulla destra c'è già l'area recintata con tutte le varie strutture del giardino. Il giardino che è situato in località Praticchia, se non sbaglio, luogo dove impazziscono tutti i navigatori delle auto. E è visitabile in orari di apertura predeterminati, non so se oggi sia aperto ad esempio. Noi comunque non abbiamo intenzione di entrare, ma avremmo intenzione di aggirarlo per poi ritornare sul crinale. Vi faccio vedere qua sopra la rete qualcosa. Dai. Adesso andiamo giù e ci sediamo là davanti al giardino. Eccoci davanti all'ingresso del giardino alpino di Pietracorva. Qui è tutto chiuso, tutto tace, non c'è un'anima. E tutto questo è fantastico. Così adesso noi ci sediamo da qualche parte, troviamo una panca sana, mangiamo qualcosa e poi ripartiamo per la seconda parte del nostro anello. Abbiamo fatto poco più di 5 km, quindi siamo ampiamente già oltre la metà. Ampiamente no, ma siamo oltre la metà. Dai, scegli il tavolo tu, Lovotti. Se preferisci un tavolo con vista Ortiche. Ristorante di Dana. Il ristorante non ho più pallida idea di dove sia. Il ristorante ce l'abbiamo nello zaino oggi. Una vita poi. È segno a posto? Hai prenotato? Come farsi male in pochi semplici mosse? Dalla desolata pianura del giardino alpino di Pietracorva noi ci muoviamo e andiamo a riprendere il nostro sentiero, perché fa veramente freddo, non si può star fermi più di tanto. Quindi se voi andavate giù per la strada in quella direzione dietro le panche, andavate al ristorante dove c'è proprio la fine della strada. Invece noi proseguiamo con il nostro sentiero, che se non sbaglio è contrassegnato da una X gialla. Non vorrei dirvi una stupidaggine, ma sì, è contrassegnato da una X gialla e sale proprio qui accanto alla recinzione, sull'altro lato da cui, rispetto a quello da cui siamo arrivati. Quindi adesso saliamo, andiamo a intercettare il sentiero 101 che da Passo Crocetta sale verso il Passo di Pamperduto e via, dai, via. Romagnese là in basso, non sembra molto distante, e noi andiamo avanti. Abbandonata la recinzione, vedete che ci infiliamo in questa strada ormai distrutta dal passaggio di qualsiasi mezzo. Stanno disboscando, stanno facendo un po' di lavori qua, e andiamo su. La strada si è fatta migliore. Noi siamo sempre sul nostro sentiero contrassegnato con la X gialla e adesso andiamo su. Lì davanti a noi vedete la rocca della Pietra di Corvo, che si vede proprio bene. Qui c'è una costruzione, sì, me lo ricordo, l'avevo già vista l'altra volta ed era più o meno nella stessa situazione, cioè mezza abbandonata. Andiamo, dai, tra poco andremo poi a intersecare il sentiero 101, proprio poco prima di arrivare all'attacco del sentiero per la Pietra di Corvo. Duma,
fa freddo. Siamo sotto alla pietra di Corvo, guardatela qua, questo roccione così verticale. Poi quando saliremo sopra vedrete che bel panorama che c'è. C'è questo sole un po' dietro che rompe le scatole, non permette di vedere bene. Siamo arrivati al bivio con il sentiero 101. Allora, adesso noi lasciamo il nostro sentiero contrassegnato dalla X gialla, non seguiamo il 101 che in questa direzione va verso Passo Crocetta, ma seguiamo il 101 in questa direzione verso il Passo di Panperduto. Adesso qui c'è un tratto di salita davvero estremamente ripido, e però finito questo tratto di salita poi ci avvicineremo sempre più all'attacco del sentiero per la Pietra di Corvo. Dai, Luma. Sentiero continua a salire proprio sotto alla Pietra di Corvo, vedete, con questi tornanti piuttosto ripidi. Guardate, siamo proprio sotto alla parete. Citrone verde. Meraviglia. Sai che tutte quelle piante che nascono sotto. Sì. Questa cosa fa. Molto bella. Dai, adesso dobbiamo andarla sopra, eh. Andiamo a salire. Eccoci ragazzi, siamo arrivati all'attacco del sentierino per la Pietra di Corvo, che è qua sulla destra. Quindi su di qua si va sul Monte Pietra di Corvo, che è l'ultima nostra cima di giornata. Poi, una volta che scenderemo dalla Pietra di Corvo, riprenderemo questo sentierino che è un po' in discesa, un po' in piano, e ci porterà al Passo di Panperduto, dove siamo sbucati stamattina, e quindi poi concluderemo l'anello. Adesso ultima salita impegnativa di giornata e si va sulla Pietra di Corvo, che è una cima veramente veramente bella. Dai, si sale. Dai, siamo quasi sopra, guardate qui davanti a noi Panperduto e il groppo là dietro su cui siamo saliti stamattina. Qui il sentiero passa proprio accanto a questi ruderi di non si sa bene cosa, forse qualche vecchia fortificazione. Molto bello. Dai, qui siamo arrivati comunque, passiamo questo canalino e ci siamo. Penice là davanti. Dai, guardate che bel panorama da qua sopra. Siamo praticamente poco sotto il punto più alto della Pietra di Corvo, c'è Ilaria che sta tentando la scalata in solitaria. Qui, per chi soffre di vertigini, non è il massimo, vi devo dire. Noi soffriamo di vertigini anche dal balcone di casa, quindi potete immaginare. Là il Monte Penice, dai, adesso vado su anch'io là. Intanto qui vi faccio vedere ancora il panorama splendido. Noi siamo venuti su qua sotto, poco fa. Il nostro sentiero passava proprio qua, là vedete Praticchia, il giardino alpino è lì, poco distante da Praticchia, là in fondo la Val Tidone, di qui la valle, non so come si chiama questa valle, la valle di Pecorara, Cicogni, quei paesi, non so, è una valle secondaria del Tidone forse. Dai, andiamo su, e l'aria è arrivata in cima. Sulla cima della Pietra di Corvo noi ci guardiamo il panorama senza andare troppo ai limiti di questa roccia, perché qua sotto è un po' drittina, la faccio vedere così senza io, se siete d'accordo. Dai, due foto e adesso ce ne andiamo giù. Ultimo panorama dalla cima del Monte Pietra di Corvo, è andato sotto il sole qua, ogni tanto si alza un po' di vento. Panoramica sulla Val Tidone,
Ilaria lì sotto che mi aspetta, adesso andiamo. Qui davanti i monti di stamattina, Monte Perduto, Groppo. Là in fondo la Parcellara, le montagne della Val Trebbia verso la Valperino. Là sopra la costa dell'Aserei. Là in fondo spunticchia l'Alfeo, spunticchia Illesima e si vede bene invece il Penice. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Allora, ragazzi, siamo tornati sul sentiero 101 dopo essere scesi vivi dalla Pietra di Corvo e adesso andiamo verso, vabbè, lei ha fatto, Ilaria ha fatto un po', ha fatto un passo doble con scivolata annessa, ma non si è fatta niente, quindi possiamo tornare sul sentiero 101 verso il passo di Pan Perduto, dove siamo sbucati stamattina e dove, se vi ricordate, abbiamo trovato tutto quel crocevia di sentieri. Dal passo di Pan Perduto noi questa volta, come vi avevo anticipato, andremo verso Sassi Neri con un bel sentiero pianeggiante nel bosco, tranquillo, a concludere il nostro anello, che è stato comunque una passeggiata molto piacevole, che ci ha fatto raggiungere tre diverse vette, quella del Groppo, che è una vetta per modo di dire, una vettina. Non ho neanche una lira io stamattina. Io godo di poca fiducia, godo di poca fiducia, e invece regalo sempre emozioni. La vetta del Groppo, la vetta del Pan Perduto e la vetta della Pietra di Corvo, con annessa visita al giardino alpino di Pietra Corva da fuori, perché A era chiuso e perché B sembrava che l'ultima persona che c'è stata nel 2014 probabilmente, però Duma. In arrivo al passo di Pan Perduto, se stamattina non avessimo deviato prima di scendere a Pietra Corva per salire sul Pan Perduto, adesso ci saremmo dovuti sciroppare anche l'ultima salita, ma per fortuna l'abbiamo già fatto e quindi noi teniamo la destra e teniamo per un po' il sentiero 101 e poi lo abbandoniamo per deviare a sinistra verso Sassi Neri. Stamattina siamo arrivati giù da qua, su da qua, se ricordate. Andiamo. Mezz'oretta circa all'arrivo a Sassi Neri. Sì, quanti cartelli diversi che hanno fatto. Qua. Erano degli abati confusi. Siamo arrivati al bivio, che poi un bivio non sembra, ma in realtà il sentiero 101 per il Penice va di qua a destra. Qui le segnalazioni sono per terra, noi seguiamo il 147A, che se ricordate avevamo già trovato questa mattina, e che va a Cadelmonte. Noi lo seguiremo per un pezzettino fino al bivio, dove praticamente siamo arrivati stamattina, e poi proseguiremo diritti verso Sassi Neri. Dai, un po' di paciugo in questo bosco, sono passati con le moto, con le jeep, con i trattori, visto che hanno fatto tanti lavori, tanta legna, e quindi hanno fatto un po' un bosco ridotto male, ma andiamo, camminata adesso tranquilla e serena, proprio in preparazione dell'arrivo alla macchina. Chiuderemo intorno ai 9 km. Ilaria sta ballando da sola, non so che problemi abbia, sicuramente qualche problema ce l'ha, non me ne parla, ma secondo me qualche problema ce l'ha. Duma, siamo arrivati al bivio per il Groppo, quindi il sentiero 147A che stiamo percorrendo adesso se ne va giù di qua. E vi ricordate, anche noi stamattina siamo andati di lì perché abbiamo voluto salire sul Groppo. Invece questo pezzo, che stamattina in qualche video vi ho erroneamente indicato come sentiero 147, in realtà non è sentiero 147, ma è semplicemente un pezzo della via degli Abati. Dai, andiamo avanti, ci manca, non lo so, circa un chilometro per arrivare a Sassi Neri, dove abbiamo parcheggiato la macchina, quindi ci vedremo là poi per i dati finali del percorso. Ragazzi, siamo in arrivo,
arrivo alla località Sassinieri, dove abbiamo la macchina. Adesso ci togliamo le scarpe, ci prendiamo la nostra macchina e vi salutiamo caramente. Allora, i dati del percorso di oggi. I dati del percorso di oggi sono un anello composto un po' in maniera estemporanea, a forma di otto, ma con anche qualche altra deviazione, tipo quella per la cima del Pan Perduto, di 9 km e 350 metri circa, percorso in poco più di 4 ore e mezza, va bene? Percorso in poco più di 4 ore e mezza con un po' di pausa, mezz'oretta di pausa anche, anzi un quarto d'ora di pausa per mangiare. Sì, più qualche pausa fotografica nei monti. Più pause fotografiche nei monti, là ci sono le pecore che ci stanno guardando. E dislivello, l'applicazione mi segna intorno ai 360 metri, mi sembra un po' pochino, ma noi ci fidiamo e siamo abituati a non mettere mai in dubbio quello che dice la macchinetta, va bene? Dai. Ragazzi, ci vediamo alla prossima camminata, ovviamente al di fuori della zona infetta dalla peste suina. Ciao!